benefici e una vita più normale, ancora oggi, dopo oltre 4 anni. La testimonianza di Raffaella De Mattea, affetta da sclerosi multipla, che ha deciso nella primavera del 2011, dopo essere venuta a conoscenza degli studi del professor Paolo Zamboni sulla CCSVI, l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, di sottoporsi ad un intervento chirurgico di angioplastica per allargare e liberare i vasi sanguigni ostruiti. Secondo il medico di Ferrara, infatti, esisterebbe una correlazione tra sclerosi multipla, come di altre malattie neurodegenerative, e alterazioni vascolari. Ringrazio Rete 55 di avermi rinvitata a parlare di un argomento a me molto caro, perché lo vivo tutti i giorni, cioè CCSVI e SM. Sono stata già più volte ospite qui, ho portato la mia testimonianza. CCSVI è una malattia cronica, un'insufficienza venosa cerebrospinale cronica, nata, vuol dire scoperta alcuni anni fa dal professor Zamboni e dal suo team. Io, come ho già appunto raccontato qui più volte nel salotto di Matteo Inzaghi, mi sono avvicinata come malata e poi facendo parte di un'associazione molto attiva qui in Lombardia, proprio di questo aspetto, cioè di questa malattia la cui cura poteva dare sollievo alla sintomatologia della sclerosi multipla. Io stessa alcuni anni fa mi sono sottoposta all'intervento e tuttora vivo sulla mia pelle i benefici di questo intervento fatto. Quello che so da malata, so che i tempi appunto della scienza sono molto più lunghi, mentre il malato ha voglia di guarire, di stare meglio presto, la scienza deve sperimentare e deve avere dei tempi più lunghi. Spero pertanto che gli esiti di questa sperimentazione seria che sta avvenendo, di questi studi che si stanno facendo presso il centro appunto di Ferrara del professor Zamboni, vengano alla luce e che possano dare chiarezza e forse un po' abbattere il muro di dubbio o addirittura ostilità di alcuni neurologi italiani e non solo, perché è un problema internazionale ovviamente, perché malati siamo ovunque.